Ciao a tutti ragazzi, come avete visto nel video precedente la famiglia Missy si trova già nella nuova casa. Vi abbiamo già fatto vedere un bel po' della nostra casa, ma ancora restano dei dettagli. Oggi però voglio svelarvi una cosa. Qualche giorno fa mi è arrivato un messaggio, ok? Un messaggio di due persone molto speciali. E indovinate da parte di chi è questo messaggio? Da parte di Nina e Matti, ok? Sì, ragazzi, è arrivato un messaggio da parte di Nina e Matti e adesso ve lo leggo, ok? Allora, nel messaggio c'è scritto: Mamma T, Martina Missy e Leon, ciao, siamo Nina e Matti. Per favore, potreste mandarci il vostro indirizzo perché dobbiamo inviarvi un pacco a sorpresa. Grazie mille. Ragazzi, ci hanno inviato un pacco e non so di che cosa si tratta. Ancora Martina e Leon non sanno nulla, ok? Sarà una sorpresa. Ovviamente io ho mandato subito l'indirizzo a Nina e Matti senza pensarci due volte e oggi in giornata dovrebbe arrivare finalmente questo pacco. Ragazzi, sono molto curiosa, chissà che cosa ci sarà là dentro, secondo me che cosa c'è? Non lo so, è stato veramente un messaggio inaspettato perché sì, loro sono molto carini, però in realtà non ci avevano mai mandato nulla, è la prima volta che ci inviano un pacco e quindi oggi devo fare finta di niente per ora con Martina e Leon, vado sotto, continuo a farvi vedere qualche altro dettaglio della casa e dopodiché aspetteremo con ansia questo pacco. Martina, Leon, dove siete? Ah, eccovi, che fate? State giocando? Leon, che cosa è successo? Perché sei a terra? Che succede? Marti, cosa è successo? Perché Leon è caduto? È caduto, ok, ovviamente loro stanno giocando nel frattempo. Chissà come mai cadono, ok? Cosa avete messo là dentro? Mamma, ma che hai visto? E così contenta? Sono contenta perché siamo nella nuova casa e quindi ovviamente sono molto contenta, no? Senti Martina, ma che ne diresti oggi di fare vedere un altro po' della nuova casa? No. Dai, sto scherzando, sì. Leon, non sono cose che si fanno queste, perché la sorellina si potrebbe fare molto male, quindi per cortesia comportiamoci bene. Scusate un attimo, ho appena notato che Leon ha qualcosa in faccia. Fammi vedere cosa è in faccia. Martina, cosa è successo? Perché Leon ha questo rossore in faccia? Perché è caduto? Martina? Leon, cosa è successo? Mamma, io non lo so niente. Ma se fosse stato capito, che mi sta leccando. Ragazzi, io non voglio scendere da qua, ma questo divano è troppo bello. Mamma, fai vedere tu la casa. Va bene, ragazzi, Martina, ok, è presa dalle sue cose, sta continuando a giocare con il piccolo Leon, perché come vi ho detto, hanno preso questa scala per uno scivolo. Si divertono molto sul divano, come vedete si prendono anche a cuscinate e quindi mamma T vi mostrerà da sola tutto il resto del giardino che nel video precedente non vi ha ancora fatto vedere. Ok, vado fuori. Ragazzi, sono qui fuori in giardino. Ovviamente Martina e Leon non sospettano nulla di questa sorpresa. Nel frattempo vi faccio vedere tutto il panorama da questa parte. E forse nel video precedente vi ho già fatto vedere dal terrazzo, ma da questa parte non vi ho ancora fatto vedere tutta questa zona di giardino dove metteremo altri giochi per Martina e Leon. Adesso vi faccio vedere. Ecco qui, in quest'area metteremo sicuramente un'altalena, un cavalluccio e poi non lo so, se avete consigli ovviamente dateli. Qui sotto abbiamo tutto il terrazzo dove d'estate possiamo fare delle bellissime feste. Ragazzi, sono qui fuori perché aspetto il corriere, che ancora non si vede. Non so per quale motivo ancora non stia arrivando il corriere. Mi sembra strano perché è già tardi, solitamente a quest'ora arrivano i corrieri e la cosa mi sembra alquanto strana. Non lo so, aspettiamo un altro po' e dopodiché al limite manderò un messaggio a Nina e Matti
per vedere se c'è stato un ritardo sul pacco, magari, però mi avevano proprio detto che sarebbe arrivato oggi e a quest'ora, ma ancora non si vede assolutamente nessuno. 5 minuti dopo. Ragazzi, niente, ancora non si vede nessuno. È passata già un'ora e ancora niente. Mamma, sei così oggi? Perché? Come sono, Martina? Sono ansiosa, sì. E niente, Martina, aspettate qua perché devo andare a verificare una cosa. Sto tornando, un attimo preciso. Ragazzi, devo mandare un messaggio a Nina e Matti. Adesso scendo sotto, così Martina e Leon non mi sentiranno. Devo mandare un messaggio a Nina e Matti e capire che fine ha fatto questo pacco. Allora, ragazzi, mentre Martina e Leon sono sopra che giocano, io provo a contattare Nina e Matti. Allora, prendo il loro numero. Ecco, ragazzi, sono Mamma T, stiamo attendendo da più di 4 ore il pacco che non è ancora arrivato. Ok, inviato, vediamo se rispondono. Ok, ok, c'è Nina che sta scrivendo. Cosa? Ragazzi, ma dicono che il pacco l'hanno già inviato e che addirittura è già arrivato. Ma no, ma qui non è arrivato niente. Aspettate che glielo scrivo. Ragazzi, qui non è arrivato nessun pacco. Mi ha risposto: ma noi l'abbiamo inviato. Ma ragazzi, ma com'è possibile? E loro l'hanno inviato e dicono che il pacco è arrivato. Ma qui non c'è nessun pacco. Aspettate, vediamo, gli dico di controllare l'indirizzo. Non si sa mai, magari ho sbagliato. Ma comunque non ho sbagliato, perché gli ho dato quello giusto. Ovviamente. Allora, controllate l'indirizzo, per favore. Sì. Allora, mi stanno per dire l'indirizzo. L'abbiamo spedito in via? Abbiamo spedito il pacco in via Carciofi della Ricotta. Santo cielo! Ragazzi! No! Ragazzi! Le ho dato l'indirizzo vecchio! No, non ci posso credere! Ho sbagliato indirizzo! Non gli ho dato l'indirizzo nuovo della nuova casa! Gli ho dato l'indirizzo vecchio e adesso il pacco è arrivato lì! E adesso vuoi vedere che l'ha beccato questo pacco? La signora non si sballe! No, ragazzi, ho combinato un casino! Devo andare subito nella vecchia casa e vedere di recuperare questo pacco! Ragazzi, salgo sopra. Mamma mia, che casino, ragazzi. Vado per fare una sorpresa, invece combino un casino. Martina, ascolta, mio amore. Allora, io devo fare una cosa. Perché ci lasci qua da soli? No, non vi lascio qui da soli. C'è sopra papà Salvo che sta lavorando, tranquilla, che è da soli. Io devo andare a fare una cosa, un attimino. Perché sì, tranquilla, una cosa. Qualcosa di tragedia. Ma che tragedia? No, Martina, dai, ascoltami, è una cosa veramente urgente e dopo ti spiego, non ho neanche il tempo di spiegarti. Continuo qui a giocare con tuo fratello. Per qualsiasi cosa, sopra c'è papà Salvo che sta lavorando. Ok, stai tranquilla, sto tornando. Mamma, ma che cosa hai combinato? Niente di grave, Martina, non ti preoccupare, una cosa risolvibile. Però adesso fammi andare. Ok, dove sono le chiavi? Eccole qua. Fammi andare perché devo andare a risolvere questa cosa. Sto tornando. Mamma, per favore, torna. Torno prestissimo, ok. A dopo. Vado. Ragazzi, ho veramente combinato un casino, ma come ho fatto a dargli l'indirizzo vecchio? Ragazzi, la stanchezza, mi sono confusa. Adesso Nina e Matti si arrabbieranno tantissimo, mi mandano il pacco e io gli do l'indirizzo vecchio. Cioè, adesso il pacco dove sarà finito? Si può essere smarrito, ma più che altro anche Martina e Leon, dovevo fargli una sorpresa e invece li farò restare male. Va bene, comunque ragazzi, mi sbrigo, provo a tornare nella vecchia casa, sperando che appunto non ci sia la signora, non si sballe lì dentro, perché altrimenti sono casini. Ma io devo in qualche modo riuscire a recuperare questo pacco. Adesso venite con me e andiamo a scoprire insieme nella vecchia casa se questo pacco è realmente lì e soprattutto se è finito nelle mani della signora non si sballe. Ragazzi, mi trovo davanti alla vecchia casa e mi sono appena accorto
parcheggiata la macchina della signora Ronzisballe. E infatti sto vedendo che la casa è aperta. Quindi adesso devo trovare il modo di entrare senza farmi vedere, ok? E devo capire dove è stato lasciato questo pacco, perché sicuramente il corriere lo avrà lasciato dentro il giardino, pensando che ancora qui ci stessimo noi. Quindi adesso mi faccio un po' più avanti, anzi vado a nascondere la macchina, ok? La macchina la parcheggio qui vicino, nascosta, perché altrimenti quella se si affaccia mi vede. E poi provo ad entrare. Eh sì, sicuramente lì dentro, perché vedo tutto, alle finestre aperte. Va bene ragazzi, vado. Ragazzi, sono qui nascosta, ok? Sì, ok, è tutto aperto, adesso vi faccio vedere. Guardate ragazzi, addirittura c'è il cancello aperto e le finestre sono aperte, non so se lo vedete, ok? Quindi dentro sicuramente c'è la signora Ronzisballe. Ragazzi, io devo provare ad entrare, ok? Devo fare in modo di non farmi vedere. E devo anche parlare piano. Passerò dall'altra parte, okay? Perché ovviamente qui ci ho vissuto 5 anni e conosco tutti i dettagli della casa, conosco tutte le seconde entrate e tutte le uscite di questa casa. Quindi intanto proverò ad entrare dal cancelletto principale del terrazzo, non facendomi scoprire, e dopodiché passerò dalla parte esterna, ok? Speriamo che qualcuno non mi veda e avvisi la signora Ronzisballe. Rimetterò il cancello a suo posto così che lei non se ne accorge. Ragazzi, sto sembrando una ladra, ma io devo cercare necessariamente questo pacco, che sicuramente sarà stato dentro questo giardino dal corriere. Va bene, allora intanto vado da questa parte. Mi nascondo qua. Ragazzi, io ho sentito la voce della signora Ronzisballe. È dentro casa, dentro la vecchia casa della famiglia Missi. Aspettate. Ok, forse sta salendo sopra, perché sento dei passi nelle scale. Forse sta salendo al piano di sopra, e così nel frattempo io potrò serenamente cercare il pacco. 5 minuti dopo. Ok, ragazzi, non sento più la voce della signora Ronzisballe. Sicuramente è salita al piano di sopra. Questo è il mio momento per cercare finalmente questo pacco. Ok, vado. Allora, vediamo se è finito qui in mezzo all'erba. Allora ragazzi, qui non c'è. No, qui non c'è. Non c'è da nessuna parte. Ok, da questa parte non c'è. Vediamo un po' se è da questa parte. Ragazzi, l'erba è troppo alta. Aspettate. Forse lì vedo qualcosa. Ragazzi, lì alle mie spalle vedo una busta e vedo dei cartoni. Possibilmente il pacco è finito lì. Adesso vado a controllare e devo sbrigarmi prima che la signora Ronzisballe si accorga di me. Entro qui dentro. Che ragazzi, ovviamente c'è un casino perché la casa è ormai abbandonata. No, ragazzi, non è il pacco. Era soltanto una busta e dei cartoni stracciati. Possibilmente erano i cartoni del trasloco che sono finiti lì e non lo so, col vento sono volati. No, ragazzi, no. Non è il pacco. Dove lo posso cercare? Ragazzi, mi è venuto un dubbio. Vuoi vedere che il pacco è stato preso dalla signora Ronzisballe ed è stato portato dentro casa? Ragazzi, devo trovare il modo di entrare dentro la vecchia casa della famiglia Missi, perché ovviamente non abbiamo più le chiavi di casa. Adesso le chiavi di casa le abbiamo riconsegnate alla signora Ronzisballe e è molto probabile che il pacco lo abbia preso lei, e probabilmente, avendo letto anche il mittente, lo avrà anche buttato via o messo da parte per dispetto, per non darcelo, ovviamente, perché lei è molto cattiva. Adesso provo ad entrare dentro casa. Vediamo se riesco a entrare dalla finestra del bagno dall'altra parte. Se è aperta e sono fortunata, riesco a entrare in casa.
con la speranza che non mi becchi. Allora, vediamo un po', ragazzi, se la finestra è aperta. Vediamo. Ok, vedo le fessure aperte. Bene, bene, ragazzi, sì. Sì, 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 sì. Guardate, guardate, ragazzi. La finestra è aperta. Adesso provo a inserire la mano, ok? Provo a inserire la mano e provo ad aprirla. Allora, ragazzi, in realtà non potrei fare quello che sto facendo. Ma è un'emergenza. Sicuramente il pacco è finito qua dentro e io devo recuperarlo, ok? Non sono venuta qui a rubare nulla, assolutamente. A parte che c'è ancora un casino. La signora non si sballe di questa casa. Non se ne deve fare proprio un bel niente, perché altrimenti ci sarebbe già venuta a stare, l'avrebbe già risistemata. E invece vi faccio vedere, adesso dopo vi faccio vedere ancora, è tutto crollato, tutto il muro crollato. Quindi di questa casa lei non frega proprio niente. E adesso però... provo a essere qui, sì, sì, sicuramente per controllare delle cose, insomma, per verificare che effettivamente ce ne siamo andati, abbiamo portato via tutto. Ma adesso provo ad aprire. Ok, mi serve un bastone. Vediamo un po'. Ecco, ho trovato un bastone. Ok, ecco qui. Adesso provo ad aprire la maniera. Vediamo un po', ragazzi, se ci riesco. Ma mi è molto difficile, ragazzi. Non so se ci riesco. Ragazzi, ho sentito un rumore. Forse la signora non si sveglia. Mi nascondo qui. Mi nascondo qui. Sì, sì, è lei che sta bisbigliando. Ragazzi, forse ho parlato troppo ad alta voce e lei mi ha sentito e sta scendendo. Ok. Ok, niente, forse era al telefono. Sta salendo di nuovo su. Va bene, ragazzi, io riprovo ad aprire questa finestra, entrare dentro, cercare il pacco dentro il salotto della vecchia casa della famiglia Missy. Dopodiché, dopo che ho recuperato il pacco, lo porterò nella nuova casa della famiglia Missy. Ok? Va bene. Ci riprovo. Allora, vediamo un po'. Allora, qui c'è la maniglia. Riuscita! Ok, bene, sono riuscita ad aprire la finestra, ok, sono salita sul davanzale, adesso entro dentro il bagno. Mamma mia, devo fare molto piano perché se mi sento sono guai, chiamerà la polizia. Ok, ecco, sono entrata, adesso vado subito a cercare il pacco. Ragazzi, qua c'è un casino. Lei è al piano di sopra. Vediamo dove può essere. Allora, qui ancora ci sono un sacco di scatoloni. Guardate, guardate, qui ancora è tutto per come l'abbiamo lasciato noi. Lei non ha proprio sistemato un bel niente. Un bel niente, ok? Ragazzi, io controllo. Much, much, much later. Se voi vedete un pacco, ditemelo, ok? E ditemi dove l'avete visto, dove è messo, perché io non riesco a trovarlo. Ok, vediamo se qua dietro. Vediamo se qui. No, ma che? Qui non c'è niente. Vediamo da questa parte. No, ragazzi, qui sono mobili da gettare.
e basta, tutto rotto, tutto distrutto, non c'è proprio niente. Ma volete vedere che se l'è portata al piano di sopra? E a questo punto devo andare a controllare anche al piano di sopra. Allora, con calma salgo le scale. Lei comunque è al telefono perché io la sento parlare, quindi è ingaffarata con questa telefonata. Sì, io la sento bisbigliare e magari non si accorgerà che io sto salendo le scale. È tutto buio perché non c'è più la luce. E ragazzi, provo a salire. Ok. Ragazzi, qui è veramente tutto buio. Provo a salire. Qualcosa, ragazzi, forse questo l'ho trovato, eccolo, sì, credo proprio sia questo. Ok, lo prendo. Ok, ragazzi, ci sono, l'ho preso. Ragazzi, sono riuscita a trovare il pacco che cercavo. Ok, è sicuramente questo il pacco che hanno spedito Nina e Matti. Adesso vado nella nuova casa della famiglia Nissi, nella casa ufficiale, e aprirò questo pacco insieme a Martina e Leon. Scappo, vado subito via, perché qui c'è la signora Ronzisbal e non voglio che mi scopra. Ok, vado. Ragazzi, ce l'ho fatta, ok? Sono riuscita a prendere il pacco che ci hanno mandato Nina e Matti. La signora Ronzisbal non si è accorta di nulla perché era lì sopra nelle camere da letto che parlava al telefono. E per fortuna non ci siamo incontrate, anche perché altrimenti avrebbe chiamato la polizia. Ma adesso sono curiosissima di sapere quello che c'è qui dentro. E soprattutto sono curiosa di vedere la reazione di Martina e Leon appena apriranno questo pacco. Sicuramente ci sarà dentro qualcosa di bellissimo, ma ovviamente lo aprirò insieme a Martina e Leon. Ragazzi, sono troppo curiosa, non so se anche voi lo siete, perché sono anche emozionata, ok? È il primo regalo da parte di due youtuber veramente famosi e quindi non vedo l'ora di aprirlo. Adesso vado a casa, ma mi raccomando, lasciate almeno 1000 like a questo video per scoprire insieme quello che c'è dentro questo pacco. Eccomi, ragazzi, ce l'ho fatta! Sono andata a recuperare il pacco e sono riuscita a tornare a casa. Ok? Martina? Leon, venite! Martina e Leon! Mamma, finalmente sei tornata! Ma dove sei stata tutto questo tempo? Martina, sono andata a sbrigare una cosa, ok? Papà dov'è? Papà ancora è sopra che sta lavorando. Ok, perfetto. Mamma, ma allora me lo vuoi dire quello che hai fatto, sì o no? Sì, Martina, sì, te lo sto per dire, tranquilli. Allora, Leon, per favore, non ti scavare il naso, per cortesia, che schifo. Allora, Martina, è una sorpresa, ok? Sto per dirvi una sorpresa. Leon, non vi sto per fare una sorpresa. Allora, sei pronta? Sei pronta? Allora, praticamente qualche giorno fa, mi è arrivato un messaggio da parte di Nina e Matti, ok? Io li conosco molto bene. Ecco, e esatto. Loro. Infatti, li adoriamo, ok? E anche io loro. Anche tu li adori. E praticamente mi avevano scritto che avrebbero inviato un pacco, solo che io purtroppo ho sbagliato a dargli l'indirizzo. Non gli ho dato quello nuovo, ma gli ho dato l'indirizzo della casa vecchia. Quindi praticamente oggi il pacco è arrivato nella casa vecchia. E quindi, senza dirti nulla, sono andato a recuperarlo. Ma allora hai preso sì o no questo pacco? E certo che l'ho preso, io sono mamma T, riesco a risolvere sempre tutto, o almeno quasi tutto. Quindi adesso apriremo insieme questo pacco e lo faremo insieme ai ragazzi che ci seguono per scoprire cosa c'è dentro il pacco che ci ha inviato Nina e Matti, ok? Vado a prenderlo. Ragazzi, sono troppo curiosa! Ragazzi, sono troppo curiosa anch'io, ma voi non siete curiosi. Allora, se siete curiosi, lasciate almeno 1000 like a questo video. Quindi, eccoci qua. Allora, aspettate. Oh. Devo prendere qualcosa per aprirlo, forse di qua. No, da questa parte si può aprire. Allora, siete pronti? Sei pronto? Sì. Leon, per cortesia, non ti scappare il naso. Allora, vediamo se riesco a togliere lo scotch. Ce la faccio io. Cioè, sì, aiutatemi. Ok. Siamo pronti, ragazzi, che cosa sarà? Allora, aspetta,
Martina, secondo te che cos'è? Secondo te che cos'è? Allora, secondo me è un giocattolo. Un giocattolo. Secondo te, Leon, che cos'è? Aspetta. Ma secondo me potrebbe essere una bambola. Una bambola? E perché mai Nina e Matti dovrebbero mandarti una bambola? Non lo so, vediamo, ok, proviamo. Potrebbe anche essere un giocattolo o potrebbe essere un regalo per la nuova casa. Ne sappiamo, ok? Va bene, se non lo apriamo non lo scopriremo mai. Mamma mia ragazzi, sono emozionata. Il primo regalo da parte di Nina e Matti. Ok. Scorta, scorta. Va bene raga? Ok, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Aspettate perché ci voleva una forbice forse. Va bene, ok. Ci siamo. Ragazzi, ragazzi, aspetta, manca un altro pezzo qui. Leon, tu strappa questo qua, Leon. Strappa questo. Dai, dai Martina, aiutami. Aspetta, ancora ce n'è un altro pezzo da questa parte. Ragazzi, sono anche molto stanca perché ovviamente Martina non sa quello che ho dovuto affrontare per recuperare questo pacco che era finito nelle mani della signora Ronzisballe. Ok, ci siamo. Pronti? Sì. Va bene ragazzi, fatelo voi. Fatelo voi. Pronti? Su. Via che sia aperto il pacco di Nina e Matti. Oh! Ragazzi, le uova di Pasqua. No. Ragazzi, sono felicissima, ora l'uovo. No, raga, ma veramente. Ma ci hanno mandato le uova, ma che carini. Dai. Ma grazie. Ma pure con il coso d'oro. Mamma, ma ci sono altre cose là dentro. No, raga, ci sono altre cose. Ci sono altre cose. No, no, non ci credo, ragazzi. Wow. No. Aspetta, ma che cos'è? Pupazzetti, Nina e Matti in 3D. No, vabbè, ragazzi, siete stati troppo carini, veramente. No, ma guardate, guardate. Ci hanno mandato anche i loro pupazzetti, guardate. Io non so troppo ora. No, dai. Che bello, ma sono bellissime. Guarda che sono belle. No, vabbè, no, ragazzi, mi sono emozionata veramente. Ok. Io, non lo so, vi ringrazio di cuore, davvero. Vediamo un po'. Non ci credo. Dai, ma che sono belli. No. Hai trovato Nina, guarda che carina. Ragazzi, ci avete fatto troppo felici. Sono queste le cose belle che rendono felici i bambini e anche mamma T, perché ti mangerà tutta la cioccolata. Vabbè, wow. Raga, no raga, vabbè, cioè già ho trovato due ghiattini. Ragazzi, iscrivetevi